squadra di Serie B che ha conquistato matematicamente il primo posto, in vetta alla classifica già dalla prima giornata, appena 3 sconfitte e 15 vittorie consecutive che hanno portato la squadra alla ribalta dello sport e del giornalismo nazionale. Qual è stato il segreto? Il segreto è sicuramente aver scelto durante la campagna acquisti estiva delle persone serie, dei giocatori validi e veramente degli uomini che hanno percepito dall'inizio la voglia che c'era, che trasuda in questo posto di fare, in questo luogo di fare bene per quanto riguarda la pallacanestro. Questo significa aver scelto delle persone con un rispetto e un'etica del lavoro incredibile, che dal 20 di agosto stanno sudando tutti i giorni e che non è questo. È quello che a oggi ci può permettere di avere questo primato e di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. La gara con il Teramo, possiamo definirla come un primo test in vista dei playoff? L'idea era quella, però devo essere sincero, la partita che abbiamo fatto non è stata una partita di grande intensità. Dovevamo essere più duri, più solidi, giocare con più energia dall'inizio e spalmarla per i 40 minuti. So che non è una situazione semplice a livello mentale, perché oggi siamo nel nostro girone l'unica squadra che non ha obiettivi a medio, a breve termine. Questo significa non avere la giusta determinazione, però è una cosa che non va bene, perché dobbiamo sempre spingerci oltre i nostri limiti, perché poi fra un mese cominceranno le partite da dentro fuori, che sono i playoff, e quindi le prossime 3 partite dobbiamo essere bravi a farle diventare dei test, come dici tu, probanti per poi essere pronti nella post season, che sono i playoff. Due parole per questo fantastico pubblico che ormai, possiamo dirlo, è autorizzato a sognare? Guarda, il pubblico è qualcosa di incredibile. Va ringraziato perché ci sostiene tutti i giorni, anche durante le sedute di allenamento, ci sostiene in trasferta, facendosi e sobbarcandosi anche tanti chilometri, e quindi i tifosi sono meravigliosi. Sognare non costa nulla. Oggi penso che tutto il nostro mondo, tutto il nostro ambiente, tutta la nostra famiglia cestistica, che significa dirigenza, staff, squadra, pubblico, dobbiamo essere consapevoli che possiamo scrivere delle pagine importanti per questa città, possiamo scrivere delle pagine importanti per questa società, e dobbiamo onorare al massimo quelli che sono i nostri obiettivi. Poi ti ripeto, sognare non costa nulla, quindi penso che dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, non soddisfatti, pronti per cercare di andare il più lontano possibile e provare a rigiocarci, come abbiamo fatto 20 giorni fa le finali di Coppa Italia, provare a rigiocarci quelle partite e riprovare quell'adrenalina che solamente partite di quel genere ti possono dare. Bene, grazie coach, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te e grazie a tutti, e colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti.